Parola del giorno. Domenica 22 settembre 2024. Oggi si venera San Maurizio, martire della Legione Tebea. Dal libro della Sapienza. Dissero gli empi: tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo, e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge, e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Oggi, 22 settembre, si venera San Maurizio, martire della Legione Tebea. Preghiera a San Maurizio. O San Maurizio, valoroso ufficiale della Legione Tebea, tu non hai temuto affrontare la morte piuttosto che rinunciare alla tua fede. Hai saputo infondere coraggio ai tuoi compagni, che hanno seguito il cammino sulla via dei martiri. Ascolta ora la nostra preghiera e degnati di intercedere per noi presso Cristo Signore, tu che sei il santo patrono della fanteria. Cristo ci rafforzi per essere pazienti nelle lunghe marce, desiderosi di combattere, calmi e risoluti in azione. Cristo ci illumini in modo da mantenere un cuore misericordioso con il nemico, un volto tranquillo davanti alla morte, riconoscenti del dono della vita, ogni giorno speranzosi e fedeli, riempiti della gioia di servire. Amen. San Maurizio della Legione Tebea. San Maurizio è stato il comandante della Legione Tebea, un'unità militare dell'esercito romano composta interamente da cristiani provenienti dall'Egitto. La leggenda narra che la legione fosse stata spostata nelle Alpi occidentali per rinforzare le truppe dell'imperatore Massimiano. Tuttavia, quando gli fu ordinato di perseguitare i cristiani locali, Maurizio e i suoi uomini si rifiutarono di obbedire. In risposta, Massimiano decise di decimare la legione come punizione. Nonostante ciò, Maurizio incoraggiò i suoi soldati a rimanere fermi nella fede. A seguito del loro persistente rifiuto,
Massimiano ordinò una seconda e poi una terza decimazione, finché non furono tutti massacrati. L'episodio è conosciuto come il martirio della legione Tebea e si sarebbe verificato presso Agaunum, l'attuale Saint Maurice in Svizzera, verso la fine del III secolo. San Maurizio è venerato come santo patrono di varie categorie, tra cui soldati, spadaccini e tessitori, e la sua memoria liturgica si celebra il 22 settembre.